Ciao ragazzi, oggi è una bella giornata e quindi ho deciso di portarvi fuori insieme a me. Non mi chiedete dove sono perché non lo so manco io. Oggi volevo parlare di come mantenere sempre alta la motivazione. La motivazione è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi personali, il successo, la felicità, per migliorare la nostra vita. Però a volte è difficile mantenerla alta. È altalenante, molto spesso ha i suoi alti e bassi. L'aereo, ok? È normale che abbia i suoi alti o bassi, ma come possiamo gestire questa cosa? I motivi che provocano la sua discesa possono essere diversi, a partire dalle cattive abitudini, come la procrastinazione, l'autosabotaggio, la pigrizia. Sono tutte cose che dobbiamo assolutamente evitare. Perciò la prima cosa che dobbiamo avere ben chiara è la visione dei nostri obiettivi. Se non abbiamo ben chiara la strada che abbiamo intrapreso o che vogliamo intraprendere, senza una chiara direzione, è molto probabile finire in un vicolo cieco. Perciò bisogna sapere esattamente dove si vuole arrivare e più o meno sapere come arrivarci. In questo modo ci permette di ricordarci sempre, costantemente, cosa vogliamo raggiungere. Ari, dai, sti aerei. Oh, ma sono... come cazzo si chiamano? Ah, ma sono i caccia. Ah, vabbè, sono spariti. In questo modo potremo ricordarci costantemente cosa vogliamo raggiungere, portandoci così a lavorare slash combattere in modo più efficiente per raggiungere i nostri obiettivi. Ci sta questo grosso campo da calcio abbandonato, ma con l'erba tagliata pure abbastanza bene, quindi quasi quasi qualche allenamentino lo posso pure fare qui. Non è male, eh? Ok, forse ho capito dove sono. Al Parco Regionale Urbano del Pineto. Ma vabbè, continuiamo ad esplorare questo posto che non ci vengo tipo da quando avevo 12-13 anni. Pure una panchina, ne ci posso pure sedere. Un'altra cosa che credo che sia importante da fare è sicuramente fare le cose che ci piacciono di più. Fare le attività che ci appassionano di più e che ci soddisfano aiutano sicuramente a farci stare meglio. Di conseguenza ci porterebbe l'umore giusto per continuare ad andare avanti, per affrontare il percorso che abbiamo intrapreso per raggiungere tutti i nostri obiettivi che più ambiamo. Maledetta salita! Mi sta a togliere il fiato. Dove vado? Destra o sinistra? Ma mi ispira. Di là. Sto per morire, eh? Sto iniziando a sudare, eh? Un'altra parte importante e fondamentale per tenere alta la motivazione è sicuramente la perseveranza, ovvero continuare a impegnarsi e a lavorare duro per raggiungere un determinato obiettivo. Quando affrontiamo ostacoli e difficoltà lungo il tragitto, è facile sentirsi scoraggiati e appunto demotivati. Tuttavia, se siamo determinati a superare questi ostacoli e a perseguire il nostro obiettivo, possiamo raccogliere la forza necessaria per continuare ad andare avanti. La perseveranza richiede impegno e determinazione e può portare sicuramente grandi risultati. Molto importante, ragazzi. Ah, una bella panchina. Con un asse di legno, però, vabbè, mi ci posso sedere. Un altro punto fondamentale è cercare ispirazioni da fonti esterne, come ad esempio, leggere libri. Io personalmente ogni tanto libri li leggo, non sempre vado a periodi, però mi piace molto leggere i libri di crescita personale. Ascoltare podcast, forse l'ho fatto solamente una volta io. Ovviamente video su YouTube, vabbè, non per forza su YouTube, ma comunque video. Io sicuramente la mia ispirazione la trovo soprattutto su YouTube, guardando certi YouTuber che veramente mi piace tanto. Guardare, quindi diciamo guardare le storie di altre persone che hanno raggiunto grandi traguardi e ascoltare il loro racconto proprio, è sicuramente un modo per motivarmi. Posso solamente che imparare da loro. Possono essere semplicemente dei buoni esempi per tutti. Seguire sui social media le persone, diciamo, giuste, influencer positivi che possono trasmettervi i giusti messaggi che vi servono. Sì, esattamente lì ci stava la panchina in cui sono stato. Adesso devo scendere. Qui sicuramente ovunque vado, ma addobbo al 100%. Quindi adesso parliamo dell'esercizio fisico. Altro punto importante, diciamo che tutti i punti di cui parlo sono tutti importanti alla fine. L'esercizio fisico è un ottimo modo per tenere alta la motivazione. Rilascia endorfine, sostanze chimiche che vengono rilasciate nel cervello e che ci fanno di conseguenza sentire bene. Danno energia, riducono lo stress e aiutano a concentrarsi meglio e a essere quindi più produttivi.
Oh, porca troia! Santissima, santissima. Mi sono fatto male alla schiena. Ai, che cazzo. Per me l'esercizio fisico è super fondamentale. Io non ce la farei veramente a stare senza fare attività. Più che altro sono un ragazzo che fin da piccolo è sempre stato molto molto attivo. Praticamente durante la settimana faccio almeno 3-4 giorni di allenamento, o comunque vado a giocare a pallone adesso che sono tornato a poterlo fare, o comunque farsi una passeggiata in giro, di tutto, di tutto. Quindi per me non è assolutamente un peso, anzi è una cosa che amo fare. Per diverse persone può esserlo invece un peso, un po' uno sforzo, ma comunque secondo me può aiutare un po' tutti. Ok, siamo arrivati in un punto piano, ma non so se devo andare o a sinistra o a destra. Vabbè, andiamo qua a destra. Se sto 3 giorni senza fare attività potrei impazzire. 2 li posso sopportare, ma 3 proprio no. Non ci posso fare nulla, sono fatto così. L'ultimo punto su cui voglio discutere è la pausa. Prendersi una pausa è super importante. A volte la mancanza di motivazione è dovuta alla stanchezza sia fisica che mentale. Sto sopra uno stagno, mo mi salta una rana addosso. Dobbiamo stare attenti a non finire, diciamo, in burnout. Mantenere la motivazione richiede un equilibrio tra lavoro, impegni e il riposo, in modo tale che una volta tornati dalla pausa ritorniamo in pista con più energia. Ogni tanto bisogna capire quando bisogna rallentare un po', e devo dirvi che in questo momento sono esattamente in quel periodo in cui devo rallentare un po', perché se no impazzisco. Basta, ora torno a casa che ho fame. Quindi ragazzi, state tranquilli che rimanere motivati non è sempre facile, ma dobbiamo comunque ricordarci sempre che dobbiamo sempre avere ben chiara la strada che vogliamo intraprendere. Quindi tenere fisso l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Fare le cose che ci piacciono di più. Trovare ispirazioni da fonti esterne. Perseverare. Fare esercizio fisico. E prendersi una pausa. Queste sono le cose a cui dobbiamo dare maggiore importanza. Ragazzi, io vi saluto. Se vi è piaciuto il video lasciate il solito like. Iscrivetevi al canale. Fate sempre bravi. Ci vediamo al prossimo video. See you.